A fine mese verrà presentato il nuovo progetto di espansione del pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Un progetto che non sarà pronto prima di alcuni anni, ma reso necessario dopo le difficoltà emerse in questo periodo di crisi sanitaria. Al momento l'azienda ha fornito solo alcuni piccoli dettagli. La nuova area sarà di 4.000 metri quadrati e avrà un piano superiore nel quale verranno organizzati letti per la rianimazione e un blocco operatorio per gli interventi chirurgici d'emergenza, oltre al vano tecnico funzionale all'intero reparto. A fornire i primi dettagli di come è e sarà riorganizzato il pronto soccorso, anche dal punto di vista gestionale, è stato il direttore sanitario dell'ASL Romagna Mattia Altini, in videoconferenza con il sindaco Michele De Pascale. Un appuntamento durante il quale è stato affrontato anche il progetto di sdoppiamento della medicina interna ed è stato annunciato un piano a lungo termine sulla geriatria. L'ospedale è sempre sulla metafora della grande orchestra, cioè non possiamo immaginare che grandi professionisti non si sentano corresponsabili della autocoscienza di quell'oggetto così complesso. Quindi secondo me noi dobbiamo in questo periodo culturalmente, oltre che strutturalmente, ragionare insieme, perché il fatto che il pronto soccorso sia in difficoltà per ragioni pandemiche, strutturali, significa che tutta la componente dell'ospedale deve sentire questa corresponsabilità e tutta deve sentirsi, come dire, chiamata in campo, come è successo, per risolvere il problema. Noi abbiamo messo in campo immediatamente quella che era la cosa più fattibile in tempi brevi, perché non potevamo ragionare, cioè io ho in mano un bellissimo progetto di ampliamento del pronto soccorso, aumenteremo di 4.000 metri quadri, andremo probabilmente con quella infrastruttura di ampliamento, arriveremo con planari alle terapie intensive, aumenteremo anche il blocco operatorio, ma questa pianificazione, tra l'altro già finanziata e già cantierabile, ha però una emivita per essere realizzata di 3 anni. Allora noi non potevamo permetterci di non essere repentini nella nostra azione. E questa l'intervento che abbiamo fatto ha toccato vari ambiti. Il primo è stato quello di rendere disponibile spazi e letti aggiuntivi all'area di pronto soccorso. E quindi in circa un mese e mezzo abbiamo sistemato 2 aree, una che non era, diciamo, utilizzata e una che abbiamo riconvertito, una era l'ex rianimazione e l'altra era il day hospital polifunzionale, e abbiamo in queste 2 aree ricavato 14 più 10, 24 posti letto aggiuntivi. Questo non avrebbe, come dire, non sarebbe stato sufficiente a rispondere ai bisogni se non avessimo aggiunto a questo un modello organizzativo, cioè un'idea di come utilizzare quei posti letto. Ed è stata l'idea di usare quegli ambiti come un polmone, come un luogo di attesa, quindi l'abbiamo chiamata admission room o osservazione breve, nella quale i cittadini, una volta divisi i flussi, perché una delle cose che ci ha messo in difficoltà nel PS di Ravenna è il suo layout, che è stato pensato prima della pandemia. Le due cose, l'ampliamento strutturale, il modello organizzativo e la presa di coscienza di tutto l'ospedale che oggi sta turnando. Io ringrazio tutti i colleghi clinici e gli infermieri perché stanno garantendo il turno nell'osservazione breve intensiva. Devo dire che in questi giorni è andata molto bene perché si è preso anche un po' di mestichezza col nuovo oggetto. Ovviamente non ci fermiamo, nel senso che man mano che operiamo con questa soluzione tampone, ma che è efficace per non far attendere le persone in modo inadeguato, continuiamo con tutto il resto del lavoro, cioè quello di verificare se tutti i nostri reparti hanno una dotazione di posti letto adeguata, se qualcosa che è usato, come dicevo prima, in ambito di ricovero può essere spostato in un setting meno ospedaliero, ma pur adeguato per evitare di avere un eccesso di domanda, perché alla fine quello che dicevamo prima, il tema del territorio è quello che ci consente di non avere l'unica risposta possibile nel presidio dello Stato H24 365 giorni l'anno, che è l'ospedale, ma trovare una serie di setting intermedi che consentano all'ospedale di lavorare meglio.
Questo è un percorso lungo, per cui a me spiace, come dire, l'abbiamo detto, credo che Tiziano sia stato molto chiaro ai consiglieri, cioè dobbiamo mettere in fila molte cose perché che ci consentano di proiettare il nostro grande ospedale di Ravenna nel futuro, cioè in un momento che è diverso perché è post-pandemico. La riorganizzazione della medicina interna invece come funzionerà? Allora, contemporaneamente a questa cosa, quindi stiamo lavorando sull'ampliamento che come dire, abbiamo fatto un gruppo di lavoro perché non vogliamo dimenticare nessuna delle possibilità di questa opportunità, ma è molto vicino alla sua definitività. Poi l'ampliamento delle due strutture che abbiamo già messo in opera, che vi dicevo, più il modello organizzativo, la turnistica su tutto l'ospedale, e poi contemporaneamente abbiamo fatto una cosa che in realtà era già stata decisa da questo, insomma, da questo territorio, che era quella di dividere la medicina interna, perché una medicina interna di 170 posti letto è stata nel passato la più grande in Emilia-Romagna e affidata a una docenza universitaria di altissimo profilo, cioè che deve comunque occuparsi anche di didattica, significa veramente rischiare di uccidere chi è il direttore di quella struttura, e noi invece lo vogliamo preservare. Per cui abbiamo diviso con una delibera già il collegio di direzione scorsa le due medicine, e devo dire che anche lì nell'interlocuzione col dottor Domenicali e con la componente dei colleghi di Ravenna abbiamo dato due vocazioni diverse a quelle medicine, che vanno nella direzione, anche questa volta spero di non essere noioso, di intercettare il futuro, i bisogni del futuro, per cui una l'abbiamo dedicata più al supporto proprio al pronto soccorso, con l'idea di specializzarla nella capacità, come dire, di assorbire i bisogni emergenti dal PS e anche di generare, come dire, una possibilità di rispondere in modo celere ai bisogni, eventualmente smistarli su altri reparti o al domicilio, e l'altra invece tutta proiettata verso l'esterno dell'ospedale con il tema delle fragilità e dell'invecchiamento. Abbiamo una curva purtroppo di denatalità importante, e abbiamo degli scenari nei quali abbiamo un numero dei nostri anziani molto rilevanti, che hanno, dato di letteratura, una grande aspettativa di vita. L'Italia è tra le migliori al mondo come aspettativa di vita alla nascita, ma nell'ultimo periodo peggiorato la qualità di vita negli ultimi anni, che vuol dire che viviamo tanto, ma gli ultimi anni di vita sono in peggiori condizioni. Allora noi dobbiamo sapere queste cose, studiarle e provare a mettere in campo delle attività che siano capaci di rispondere a questo. E quindi area di invecchiamento e fragilità.